C'è un rapporto profondo che ci lega al posto in cui viviamo. Sono le città, i territori, i paesaggi che costruiscono l'identità dei luoghi e che lasciano tracce nella memoria collettiva. La popolazione mondiale continua ad aumentare, concentrandosi nelle aree urbane. L'inquinamento ambientale si aggrava, la crisi economica ed energetica si acuisce. Nel frattempo, le aree interne si spopolano. Le periferie si impoveriscono e il consumo di suolo registra percentuali sempre più elevate, contribuendo ai cambiamenti climatici. Esiste il rischio di un depauperamento dei valori e della complessità dei territori. Per questo, oggi abbiamo l'urgenza di rivedere il nostro modo di agire, integrando le conoscenze e innovando gli strumenti a nostra disposizione. È necessario dunque ripensare all'urbanistica e rimetterla al centro delle politiche territoriali. Costruire processi di trasformazione condivisi e sinergici. Le azioni di rigenerazione urbana, di riqualificazione degli spazi dismessi e di valorizzazione dei patrimoni culturali dovranno essere messe a sistema in una visione urbana e territoriale che non prescinda dalla pianificazione e dallo sviluppo ecosostenibile. Una visione che colga le opportunità di migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso la creazione partecipata di servizi e spazi accessibili e sicuri. Rigenerazione urbana, riduzione del consumo di suolo, transizione ecologica e digitale, sicurezza ambientale, vivibilità, inclusione sociale, mobilità sostenibile. Queste sono solo alcune delle azioni che dobbiamo intraprendere. Solo così territori e paesaggi potranno diventare luoghi migliori, aumentando la qualità della vita delle persone. Città, territori e paesaggi in trasformazione. L'urbanistica tra integrazione delle conoscenze e innovazione normativa. Un ciclo di seminari a cura di Regione Puglia, Sezione Urbanistica e Asset.